Nei giorni scorsi il nostro ponte romano ci ha riservato una bellissima sorpresa. Viste, diciamo, le copiose precipitazioni e quindi, diciamo, il fiume che di suo ha un po' sbordato e quindi ha scavato su una sponda, è uscito fuori un reperto molto importante che è stato quindi attenzionato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dalla sovrintendenza, che ne hanno validato l'importanza e la preziosità. Questo, diciamo, importante reperto è stato segnalato proprio dai carabinieri alla sovrintendenza, che quindi con accordo con il comune di Scigliano siamo praticamente intervenuti sul posto e abbiamo anche provveduto al recupero di questo prezioso, cioè di questo prezioso reperto. Per fare ciò abbiamo avuto la preziosissima collaborazione di un nostro dipendente comunale, Crispino, oltre che di una ditta boschiva che si trovava là in zona, che ci ha permesso attraverso un camion a gru di poter prelevare dal fiume questo prezioso reperto, che ricordo essere su un blocco granitico di più di 3 quintali, quindi anche, diciamo, un peso molto molto importante, che era praticamente impossibile poterlo recuperare a mano. Questo è stato un importantissimo ritrovamento che ovviamente conferma ancora di più la storicità del nostro territorio, la storicità del nostro ponte, vedendo, diciamo, cioè facendo qualche ricerca, vista, diciamo, la forma, è uscito fuori, però ovviamente poi su queste si esprimeranno sovrintendenza e Università della Calabria, Dipartimento di Archeologia, che si sta, diciamo, occupando proprio di questo, della datazione e di questo reperto. Però, diciamo, per noi profani è uscito fuori che c'è un reperto praticamente identico che veniva utilizzato in epoca romana, che sono i cippi cromatici, che venivano utilizzati dai geometri dell'epoca proprio per individuare i confini tra i vari territori, e vi invito ad andarlo a trovare in giro. È praticamente identico a quello che è il nostro reperto ritrovato. Lo stesso poi è stato portato in comune proprio per, diciamo, essere poi esposto quindi in maniera degna all'interno proprio della sala comunale. E questo ovviamente ci dice che cosa? Ci dice che il nostro territorio custodisce grandissimi tesori, basta semplicemente cercarli. Quindi il nostro auspicio è che da questo si possa avviare quella che potrebbe essere una importante campagna di scavo e di conoscenza di questo bellissima testimonianza romana che abbiamo sul territorio, e perché no, magari avere anche delle ulteriori sorprese.